Voi solitamente aprite le porte ai cittadini al di là delle vostre attività sportive? Sì, noi solitamente apriamo le porte ai cittadini in, diciamo, in varie occasioni. Una di quelle che, diciamo, è un fiore all'occhiello della nostra associazione è il weekend dello sport, che già ha effettuato 3 edizioni col patrocinio del comune completamente gratuito, in cui circa 1000 persone nei 3 giorni della manifestazione vengono, fanno sport, ricevono degli attestati, premi e tutto completamente gratuito. E questo è tutto a spese della nostra associazione e degli sponsor di Pomezia, che sono delle aziende che investono in pubblicità nella nostra struttura. In più abbiamo dato in più di un'occasione i campi gratuitamente al comune per dei tornei scolastici e dei memorial. In più lo diamo la nostra area agli scout di Pomezia quando ne fanno richiesto per portare a campeggiare i loro ragazzi. In più abbiamo organizzato anche delle manifestazioni per dei diversamente abili sordomuti, la nazionale di calcio a 5 dei sordomuti. Al di là dell'indennizzo che voi chiedete, no? Dietro di lei ci sono i campi, questi campi, sì, che sono stati ripristinati, anzi sono stati costruiti ex novo da voi, ce ne sono altri 3, presumo. Quello diciamo, da... no, c'è il campo a 11. Campo a 11, li vediamo qua dietro, no? Al di là dell'indennizzo, quello che volevo chiedervi, nel caso in cui non ci sarete più voi, avete paura che questi campi soffrano appunto dell'assenza di qualcuno? Diciamo, questi campi, se vengono abbandonati nel giro di 6 mesi, saranno sterpaglie. Voi dite che il comune non ce la farà venga? Io credo che il comune voglia riappropriarsi di questa area e darla in gestione, non so, ai suoi amici. Io questo posso pensare, perché se vuole mettere un'altra associazione, già c'è la mia che lavora bene, paga il contratto, paga l'affitto dovuto da un regolare contratto depositato, non riesco a capire perché se ne vuole appropriare. Se ne vuole appropriare per poi ridarli in gestione a qualcun altro, vuol dire che c'è qualcosa di poco chiaro.